qua a Bagnoregio, secondo anno che ci veniamo, in questa bellissima cornice dell'Agritour. Buonasera. Anche quest'anno abbiamo fatto una bellissima manifestazione, adesso sta concludendo la seconda giornata. I giudizi nei ring sono ormai agli sgoccioli e poi disputeremo il cosiddetto best in show, cioè fra i soggetti rappresentanti le 13 razze che sono qui oggi, sceglieranno i giudici i migliori in assoluto. E quindi ieri la vittoria è stata appannaggio di un Whippet e quindi di un levriero inglese a pelo corto, e oggi vedremo, c'è la rivincita, potrebbe essere lo stesso cane, potrebbe essere un altro. I levrieri sono un gruppo di 13 razze che hanno in comune la loro utilità. Sono delle razze che cacciano, di cani che cacciano a vista, e quindi non cacciano col naso ma cacciano proprio con l'occhio, inseguendo la preda per tratti piuttosto brevi fino a finirla. Il gruppo è molto variegato, si va dal piccolo italiano, che è la razza più piccola, all'Irish Wolfhound, che è considerata la razza gigante, la razza più grande al mondo per eccellenza. Alcune hanno pelo liscio, altre hanno pelo ruvido, altre hanno pelo lungo. In Italia sono tutelate da 3 associazioni specializzate, quindi da 3 club che hanno delle finalità zootecniche ben precise, e sono l'AIALA, cioè l'Associazione Italiana Amatori Levriero Afghano, sono il Circolo del Piccolo Levriero Italiano, e come dice il nome tutela questa razza nativa, e poi il Club del Levriero, che tutela le altre 11 razze levriere più 3 razze affini che sono classificate nel gruppo 5 come razze primitive, cioè i cani dei faraoni e il Podenco nelle due varianti, il Bicenco, cioè di Ibiza, e il Canario. Sono Enzo Cardogna, un esperto giudice di prove per le levrieri. In questa occasione svolgo la funzione di coordinatore, organizzatore di contatto per poter accogliere tutti i cinofili in questo luogo stupendo che è l'Agriturismo Buonasera. Speriamo che ci sia una buona affluenza e un buon ricordo da parte di tutti i levrieristi. Come anche consigliere del Club del Levriero sono soddisfatto per il lavoro svolto in questo periodo per poter organizzare questo evento. Buongiorno, sono Giampaolo Verna, il marito di Tiziana Azzolini, titolare dell'affisso Karasaskai Afghan Hound. Siamo qua, fantastico agriturismo Buonasera per questo raduno. I risultati sono stati ottimi, nel senso che hanno premiato l'attività e la passione di mia moglie, che è sempre alla ricerca di migliorare la razza, perché questo è l'oggetto e lo scopo di un allevamento fatto con un criterio e da verificarsi ovviamente nei raduni, là ove i giudici ti dicono se hai fatto un buon lavoro. La Blondie, che è questa di fianco a me, credo sia la più titolata in Europa tra beauty and performance, ha vinto in Svizzera e in Austria belle manifestazioni, ed è oggi a 9 anni e tuttora fa degli ottimi tempi e degli ottimi risultati, ma l'importante è che è in salute. Abbiamo a casa 17 afghani, partiamo dai 13 anni e mezzo, i primi che si hanno fatto fare dei risultati nello sport, nella bellezza, e così a scalare, perché noi ci affezioniamo, non riusciamo a, come si suol dire, darli via. Vanno curati, fanno parte della famiglia
e ovviamente devono avere un'interazione con i proprietari che gli permetta di vivere bene da giovani, ma soprattutto da anziani. Per il secondo anno consecutivo ci troviamo a Bagnoregio. Sono due giornate nelle quali ci troviamo con molti amici e con molti levrieri. I giudici quest'anno provengono dal Portogallo, il signor Paolo Coelho, dalla Danimarca la signora Lotte Jørgensen e dalla Svezia la signora Maria Gadolin. Le razze che sono presenti sono tutte quelle appartenenti al gruppo 10 e particolarmente le 13 razze appartenenti al gruppo 10 insieme ad alcune razze del gruppo 5 che sono ospitate nell'ambito della manifestazione. Sono Stefano Augugliaro, titolare dell'agriturismo Buonasera, assieme a mia moglie Stella, qui a Bagnoregio, alle porte della meravigliosa Civita di Bagnoregio. Dal 2002 con la mia famiglia conduciamo questo agriturismo, che è stata appunto una scelta di vita per la nostra famiglia. Noi veniamo da una vita precedente completamente diversa, perché veniamo dalla città, da Roma. Coltiviamo principalmente farro e olio extravergine d'oliva, siamo certificati in biologico e poi dal 2002 invece abbiamo aperto l'agriturismo. La cucina che offre l'agriturismo è la cucina tipica del viterbese, della campagna viterbese, un pochino rivista chiaramente in termini più moderni, e la base dei nostri prodotti sono tutti i prodotti della nostra azienda agricola. Da quest'anno siamo anche certificati dalla Regione Lazio col massimo, diciamo, del punteggio della classificazione nazionale dell'agriturismo italiano. Anche quest'anno abbiamo il piacere di ospitare il mondo del levrierismo, quindi abbiamo la seconda edizione del club del raduno d'autunno dei levrieri, e quindi abbiamo i tre maggiori club, quindi il club del levriero, la IALA e il piccolo levriero italiano, per il consueto raduno d'autunno del mondo del levrierismo. E quindi anche quest'anno abbiamo il piacere di avere questo mondo qui da noi.